Fratelli, immergiamoci oggi in questo brano meraviglioso per poter gustare fino in fondo la fragranza del pane vivo disceso dal cielo, poter nutrire i nostri cuori, le nostre anime e poter vivere sempre di più la gioia nella consapevolezza piena di questa grande chiamata ricevuta a partecipare al compimento del progetto di Dio. Vorrei insieme a voi ripercorrere il brano letto, trasponendo tutto ad oggi. Cominciamo dalla prima frase. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea. Quali fatti? Di cosa sta parlando Giovanni? Per poter comprendere, dobbiamo fare un passo indietro e andare al capitolo precedente, dove ci sono i fatti narrati a cui Giovanni fa riferimento. Ed in particolare vorrei con voi soffermarmi su ciò che Gesù dice ai giudei. Io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Echeggiano queste parole nei confronti di chi oggi non ha più l'amore nel cuore, ha perduto il vero amore e nel suo cuore, nei loro cuori, regna il disamore. Nei confronti di chi non si preoccupa più della gloria di Dio, ma della gloria umana, del rispetto umano, avendo fatto della casa di Dio una spelonga di ladri e avendo commerciato con i potenti, utilizzando le cose di Dio senza preservarle, perché ciò che era sacro doveva rimanere sacro. Eppure tutto era scritto. Se avessero creduto nella scrittura, crederebbero oggi nel mistero del bimbo divino disceso su una nube del cielo. Se avessero creduto nella scrittura, comprenderebbero il mistero della donna vestita di sole che ha partorito un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, così come è scritto nel libro della Rivelazione. Ma costoro non hanno accolto il segno di Dio e non hanno accolto coloro che hanno riconosciuto il segno di Dio. Anzi, hanno disprezzato il segno e hanno disprezzato coloro che in quel segno, da quel segno, sono rinati. Così come Gesù disse alla sua fanciulla: i farisei non si vogliono pentire, disprezzano i penitenti e quindi non si mettono in condizione di essere perdonati. Negare la realtà e l'origine delle mie meraviglie e delle mie opere significa negare me. Negare la realtà di questa culla, di questo mistero, delle meraviglie straordinarie che il Signore sta operando in questa culla, equivale a negare la sua persona e commettere peccato contro lo Spirito Santo. Come Gesù ha detto, il peccato contro lo Spirito Santo non potrà essere perdonato. Per questo il Signore ha ritirato il suo Spirito da una riva che è rimasta deserta, deserta di fede, d'amore, e ha soffiato il suo Spirito su questa riva, sulla riva dell'Isola Bianca. Ecco il passaggio di Gesù da una riva all'altra, qui, in questa terra dove il Signore ha eretto il suo monte, il suo colle che sarà al di sopra di tutti i colli, più dei sette colli,
perché ciò che era non sarà più, mentre questo monte rimarrà in eterno. Beati noi che siamo su questo monte, alla presenza di Dio, e possiamo nutrirci della parola viva del Salvatore, che rinfranca i nostri cuori, dona dolcezza e miele e ci dà coraggio e forza. Rimaniamo concentrati. Tutto si realizzerà, così come promesso dal Signore. Arriveranno in tanti, e tanti saranno i miracoli che scioccheranno il mondo, così come tanti sono stati i miracoli avvenuti in questa terra, tanti altri avverranno. Ma non pensiamo a come, quando, preoccupiamoci di nutrirci di ogni parola che esce dalla bocca di Dio per poter essere e diventare santi ed essere pronti ad accogliere coloro che stanno per arrivare. Gesù nuovamente ci ripete: dategli voi stessi da mangiare. Ma come faremo a dargli da mangiare? Lo faremo nella misura in cui oggi ci faremo pervadere dall'amore di Dio per farci santificare, purificare. Disse Andrea quel giorno: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. In questa frase una grande rivelazione. È un intreccio totale in ciò che viene detto. Un intreccio del mistero divino. Un ragazzo era lì e portava con sé ciò che avrebbe sfamato un intero popolo. Un giovane, manifestazione della freschezza. Ecco il riferimento a questa chiesa fresca, giovane, costituita da giovani e giovani nel cuore, guidata da Gesù, l'eterno fanciullo, il bimbo divino, affinché tutto ciò che viene dal cielo possa essere condiviso con i suoi figli. Diviso per moltiplicarsi, così come è avvenuto per quei 5 pani e quei 2 pesci. 5. Come 5 raggi che vediamo su questa croce, riportata al centro dell'altare. Il raggio più grande, verticale, che unisce il Padre al Figlio nello Spirito unigenito. La colonna di luce, che unisce cielo e terra, che qui il Padre ha eretto e che illuminerà il mondo intero. E gli altri 4 raggi, che partono dallo Spirito Santo, emanazione dello Spirito, che illuminano 4 personaggi, da sempre rappresentati nell'iconografia cristiana, in tante chiese del mondo, in tante sculture, in tante pitture, sono rappresentati questi 4 personaggi. Eppure, ciò che veniva rappresentato non riusciva ad essere compreso, perché non era ancora il tempo di comprenderlo. Riguardava ciò che sarebbe accaduto negli ultimi tempi, in questi tempi, così come rivelato a Giovanni, l'apostolo dell'amore, quando udì quella voce che gli disse: sali, entra in questa porta spalancata sul cielo, sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Il Signore gli parlò del trono di Dio. Ecco il trono che ha voluto al centro di questa culla, così come rivelato in una rivelazione a Maria Giuseppina. E gli parlò di questi 4 personaggi che rappresentano 4 azioni. La prima azione è quella che rievoca l'azione di Pietro.
Ecco il leone. La seconda azione è quella che rievoca l'azione di Giacomo. Ecco il vitello. La quarta azione è quella che rievoca l'azione di Giovanni. Ecco l'aquila. Coloro, questi tre, amici di Gesù, che hanno partecipato ai momenti più straordinari della vita di Gesù. Salirono sul monte Tabor e videro la gloria di Cristo. Loro tre, tra i dodici, loro tre, in vita, quando erano ancora in vita, parteciparono alla gloria del Signore. Poi c'è il terzo vivente, che volutamente voluto mettere alla fine, per soffermarmi un attimo, perché guardando le raffigurazioni vediamo che tre hanno le sembianze di animali, mentre il terzo è scritto, così dice Giovanni, è simile ad un uomo. Anche costui ha in comunione con gli altri un elemento, quello di aver visto il Signore, la gloria del Signore quando era in vita. Ecco la figura di Paolo, Paolo di Tarso. Paolo, che come egli stesso scrive, venne rapito al terzo cielo. Infatti, nella seconda lettera ai Corinzi dice: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, parla di se stesso Paolo, se con il corpo, fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo fu rapito in paradiso e udì parole indicibili. Non apparteneva al gruppo apostolico. Ecco la differenza rispetto agli altri. Perciò tre raffigurati in un modo e l'altro raffigurato in un altro modo. Però anch'egli ha visto in vita la gloria di Dio. E la sua figura, una figura dal carattere forte, si sovrappone alla figura di Giovanni Battista, prima di Cristo, il precursore, colui che anche vide la gloria di Dio sulle rive del fiume Giordano, quando il cielo si aprì, la colomba scese sul Signore e udì la voce del Padre, il Dio uno e trino. Ecco queste azioni che sarebbero tornate in auge, che si sarebbero compiute negli ultimi tempi. Ecco l'azione di questa Chiesa, chiamata a difendere la cristianità, così come Pietro ha difeso la fede, chiamata ad offrire tutto, ogni sacrificio, per amore del Signore, così come Giacomo, primo martire tra gli apostoli, è stato il primo apostolo martirizzato, morto, a causa del re Agrippa. Ed ecco l'annuncio, la predicazione di questa Chiesa, che da qui parte per arrivare in ogni parte del mondo. Ecco Paolo, l'apostolo delle genti, l'azione di Paolo. E poi ecco che questa Chiesa fa volare i cuori, perché attraverso la rivelazione di ciò che era contenuto nei secoli e che oggi viene donato ai suoi figli, rende liberi i cuori da tante cose che appesantiscono e fa volare nel cielo di Dio. Ma tutto converge in quell'uno, perché ogni azione è l'azione di Cristo. Tanto che Paolo stesso giunse a dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Poi ci sono quei due pesci, ecco le due ali della grande aquila, donate alla donna vestita di sole, donate alla donna che è fuggita nel deserto per nutrirsi per un tempo, due tempi e la metà di un tempo della parola di Dio. Quelle ali donate al suo popolo, che il Signore ha voluto donare al suo popolo, quel popolo che ha perduto
ciò che invece il Padre oggi gli ha voluto ridonare in questa terra. Altrove il popolo trova la menzogna e la morte. Qui il Padre ha voluto donare lo spirito di verità e lo spirito di vita. La verità che combatte ogni menzogna e la vita che conduce tutti nell'eternità. Ecco lo spirito di Cristo che è presente in quell'uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, al centro di questa immagine. Ed ecco quei 5.000, 5 per 1.000, non è un numero a caso, è il prodotto di 5 per 1.000 che sono stati saziati, dove 1.000 è un numero simbolico che rappresenta la pienezza di un'azione accolta da coloro che si sono nutriti della parola di Dio. Ecco oggi l'azione viva dello Spirito Santo che entra nel vivo in questo tempo dello Spirito Santo in cui i figli di Dio vengono portati alla verità tutta intera per poi volgere verso il compimento. Ecco le 12 ceste in cui tutto è stato raccolto. Infatti abbiamo letto, quando furono saziati disse ai discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Ecco il compimento. Ci porta ciò alla parabola del banchetto nuziale. Il re disse ai suoi servi, il banchetto nuziale è pronto, gli invitati non erano degni, mandate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Ecco il 12 in cui tutto si compie, tutto viene ricapitolato, 12 apostoli, le 12 tribù di Israele, le 12 porte della città santa attraverso le quali entreranno tutti coloro che sono stati scartati dal mondo, ma non da Dio, che avrà visto e riconosciuto nel loro cuore la vera fede. Beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per le porte della città. Fuori cani, fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. E come disse il Signore alla sua fanciulla, e al terzo giorno saranno sgomenti, atterriti, quando da questa culla darò il segno della mia divinità, che sarà resurrezione per pochi e condanna per molti. Il re è arrivato. Ora non va più via, non va via come letto alla fine di questo brano, quando è salito sul monte, già è sul monte, siamo noi, sono i figli di Dio che sono chiamati a salire sul monte per rimanere per sempre insieme al Re che farà di tutti noi suoi principi e sue principesse.